Salve amici, a me piace paragonare un mobile antico ad un gioiello placcato d'oro. L'oro del mobile antico si chiama patina, quindi se roviniamo la patina di un mobile antico, è come se togliamo l'oro ad un gioiello placcato d'oro. In questo video ci occuperemo, vedremo una situazione piuttosto imbarazzante. C'è un mobile dal valore molto basso, però ha circa 100 anni, che ha lo schienale messo particolarmente male, particolarmente sporco. Dovremmo pulirlo nel rispetto quanto possibile della patina. Dovrò prendere delle decisioni abbastanza difficili, abbastanza imbarazzanti. E vediamo cosa succede. Bene, bene, bene. No, anzi, ci ho ripensato. Male, male, male. Questo è lo schienale di un mobile antico, una cassa comò dei primi del Novecento, quindi ha 100 anni, forse anche un pochino di più. E la situazione qua per un restauratore è molto imbarazzante perché lo schienale di un mobile antico dovrebbe essere toccato il meno possibile quando viene restaurato, perché quando lo andiamo a vendere, un restauratore, un antiquario che lo vuole comprare, la prima cosa che farebbe andrebbe a guardare dietro se è stato toccato, se è stato manomesso, per capire quanto è originale il mobile. Perché le parti a vista vengono rilucidate ed è facile mascherare parti nuove, mentre uno schienale, non essendo necessario rilucidarlo, si può lasciare originale e così si vede bene se c'è una parte rimessa che ha un aspetto diverso o se è tutto originale. Questo ha un aspetto molto molto sporco, praticamente possiamo definirlo lercio. E se fosse un mobile molto antico di grande valore, che so, del 600, 1600, la cosa non mi interesserebbe. Darei una bella spolverata, una spazzolata con aria compressa e spazzola, e più di quello difficilmente farei più di quello. Potrei chiudere queste spaccature con un lavoro di sverzatura, come potete vedere nel video, come chiudere spaccature e crepe nel legno che vedete qua sopra. Cliccate qui sopra e potete vederlo. E non credo che farei altro. Se fosse avesse un valore medio, diciamo medio-basso, lo laverei con acqua ossigenata e ammoniaca, che non rovina molto la patina, anzi quasi per nulla, pulisce abbastanza bene, però è un lavoro molto pericoloso per la salute e anche abbastanza costoso, perché l'acqua ossigenata e l'ammoniaca hanno un certo costo. Questo mobile ha un valore piuttosto basso, verrà sverniciato con la soda caustica e anche qua dietro lo laverò con la soda caustica. È un'ottima scelta, è un ottimo lavoro? Assolutamente no. L'ideale sarebbe lasciarlo così, ma chi se lo metterebbe in casa così? Per cui, ecco, per il fatto che il mobile ha un valore abbastanza basso, la scelta è di pulirlo con la soda caustica. Non userò la lana d'acciaio per sfregarlo come ho fatto nel video, come sverniciare con la soda caustica, in modo da non alzare il pelo per poi dover carteggiare. Lo sfregherò semplicemente con una spazzola inzuppata nella soda caustica. E poi vedrò di fare questi incollaggi, di rimettere i pezzi che mancano e lo sistemeremo così. Ad esempio, un lavoro che non è stato fatto per nulla bene, questo comodino, molto bello, è impiallacciato, primi del Novecento anche questo,
È stato fatto un buon restauro, una bella lucidatura, tutto bene, però qua dietro è stato ripulito e è stata data la tinta. E qui non sembrerebbe che sia stato necessario fare questo lavoro, è un peccato che l'hanno fatto, perché qua se io ad esempio questo pezzo lo avessi rifatto nuovo, sarebbe facile dargli la stessa tinta, nascondere tutto e nessuno se ne accorgerebbe. Quindi le parti nascoste dei mobili antichi, meno si toccano e meglio è. Però in questo caso è indispensabile farlo perché così è davvero indecente, non si può mettere in casa una cosa così. Per cui via al lavoro. Do una veloce passata di soda caustica sul legno usando la spazzola, in modo di non cambiare il colore del legno, ma portare via tutto lo sporco. E ora, una volta bagnata tutta la superficie con la soda caustica, prendo un tubo e risciacquo con abbondante acqua. Questo è importante farlo molto bene perché se non si risciacqua bene c'è il pericolo che poi ritorni fuori sotto forma di simile a muffa. Ok, dopo aver pulito questo segnale con la soda, sono passati alcuni mesi. Siamo in inverno, per cui ci vogliono mesi prima che asciughi bene il legno fino a dentro. E ora possiamo andare avanti con il lavoro. Ora mi dovrò occupare di questo problema. Quindi dovrò smontare lo schienale e fare tutti questi incollaggi. E la pulizia è venuto un lavoro abbastanza bene. Perché a vederlo non sembrerebbe spatinato, diciamo, nemmeno sembra che sia stato toccato. Proprio per il fatto che non ho usato la lana d'acciaio, non ho alzato il pelo, non è necessario carteggiare, non è necessario fare altro. E ora devo smontare. Sarà un problema perché questo mobile è stato crivellato di chiodi e dovrò toglierli per poter smontare questo schienale. Ok, messo in orizzontale possiamo cominciare a togliere i chiodi, guardate quanti ce ne hanno messi. Sui mobili non vanno mai messi i chiodi perché sono un danno non da poco. Ora per toglierli dovrò fare altri danni che poi rimedierò con il sistema che potete vedere nel video che vi metto qua. Questo piede non è originale, è fatto male. È troppo piccolo, qui mancano 3 mm, qui mancano 3 mm, manca 3 mm tutto intorno, per cui questo lo butterò e ne rifarò uno più idoneo. E ora cominciamo a togliere i chiodi con questo utensile e lo infilo un po' nel legno e poi per non ammaccare di più uso questa spatola. Quindi farò un po' di danno che poi farò scomparire come ho detto prima. Purtroppo è una cosa che capita molto spesso che per far da sé tanta gente per cercare di fermare degli incastri che si muovono ci infilano dei chiodi e molto spesso fanno dei danni davvero incredibili. Negli incastri l'unica cosa che tiene è la colla, anche le viti non vanno bene. Una volta finito di togliere tutti i chiodi, prendo una spatola e cerco di rimuovere, di scollare quella poca colla che ancora tiene qualcosa. Facciamo la stessa cosa anche all'altra parte. Con i chiodi sembra di dare resistenza al mobile, invece facciamo soltanto danno. E ora rimuovo i chiodi anche dall'altra parte, libero anche l'altro incastro e poi elimino anche questa zampa. In origine le zampe erano praticamente il montante che continuava giù fino al pavimento, poi chissà perché. Queste sono state eliminate e ci hanno fatto questi piedi così.
A questo punto scollo anche da questa parte e finalmente posso liberare la traversa che tiene tutto fermo. A posto, a questo punto siamo pronti a smontare completamente questo stienale. E ho numerato, ho attaccato dei pezzi di carta gommata in modo da poter numerare tutte le parti di questo stienale. Per non perdere la posizione e smontiamo tutto. Ora andiamo a dare un colpetto di pialla per raddrizzare, pulire e raddrizzare la parte dove andrà la colla. Per rischiare meno, non serve avere tutta la pialla così a vista che rischiamo di finirci con la mano, ma metterò la guida in questa posizione così il rischio sarà minimo. E via. Ed ora con una bella passata di pialla ripulisco bene questo legno, tolgo la vecchia colla e raddrizzo le tavole in modo che posso fare un bel incollaggio fatto bene che tenga a lungo, che resista il più possibile nel tempo. A questo punto rimonto lo stienale. Lo stienale è fatto con così tanti pezzi perché questo mobile è stato costruito in maniera economica recuperando materiali di scarto. Qui infatti si vede che c'era una maschiettatura. Questo sicuramente era una cassa per imballaggio, per la spedizione di qualcosa. Rimontato tutto, vediamo che già prima di smontare mancava del legno, dopo il lavoro di piallatura ne manca ancora di più. Per cui prendiamo le misure per bene, vediamo che qua abbiamo 30 mm. E 30-31 mm, e quindi ci manca un pezzo di circa 28 mm, perché un po' di gioco dobbiamo lasciarlo. Non lo metteremo di legno nuovo, ora vado in magazzino e vedo se rimedio un pezzo di legno che ci assomiglia abbastanza. Questo è pioppo, questo è abete, quindi ho anche la possibilità di scegliere. Non ho avuto molta fortuna. Ho trovato questo vecchio pannello di uno stienale che però non mi arriva per 3 centimetri. Ci sono andato vicino, ma non ho avuto fortuna, per cui prenderò il pezzo da questo travetto vecchio, farò una fetta di 12 mm come è questo stienale e lo metterò qua. Il pezzo mancante lo ricostruisco usando del legno vecchio. Quando si restaura bisogna quanto più possibile usare legno vecchio, non legno nuovo. In questo caso si tratta di abete, per cui è facilissimo da trovare. A volte quando invece si tratta di legni particolarmente pregiati, trovarlo vecchio è complicato e siamo costretti ad usarlo nuovo, ma in questo caso no. Ed ecco qua il pezzo pronto, lo possiamo mettere al suo posto. Ok, si nasconde abbastanza bene, ma nello stesso tempo un esperto individua all'istante il pezzo nuovo. E così deve essere. La patina dello stienale non deve assolutamente essere modificata perché è la parte più importante in cui possiamo capire fino a che punto un mobile è stato manomesso, se è antico, se è nuovo e quant'altro. E ora ci manca di fare l'incollaggio e poi rimettere a posto.
Ed ora posso rimettere nella loro posizione tutti i pezzi. La numerazione che ho fatto prima mi aiuta a ritrovare il posto esatto e il verso di ogni pezzo. E poi comincio ad incollare tutto usando della colla vinilica. Uso la colla vinilica perché questo mobile non ha un valore eccezionale, altrimenti avrei dovuto usare la colla di coniglio esattamente come avrebbe fatto un falegname all'epoca. Quando ho finito di mettere la colla, stringo ai lati con queste barre di ferro e dei morsetti in modo da poter tenere tutte le tavole perfettamente allineate e poi metto dei morsetti usando dei tasselli di legno per non ammaccare il legno. Metto questi morsetti, stringo e dopo alcune ore l'incollaggio sarà perfettamente riuscito. È passata una notte e oramai la colla è secca. Possiamo togliere tutto. Ora bisogna sistemare qua. Qui dobbiamo tagliare alla lunghezza esatta e poi dobbiamo fare la bisellatura perché qua la tavola va a stringere per entrare nel canale. Prima con la sega e poi con la raspa modello questo listello nella forma che mi serve affinché possa entrare perfettamente nel suo canale. Perfetto. L'ultimo colpo l'ho dato nel senso della venatura, non contro venatura come ho fatto all'inizio, perché così mi permette di mangiare il legno più velocemente. Così, nel senso della venatura, lascio una superficie più liscia. A questo punto metto un po' di mordente noce, poche gocce in un bicchiere e ne testo il colore su questa tavoletta. Vedo che è troppo scuro, aggiungo un po' d'acqua. Mescolo bene e vediamo ancora un pelo scuro. Ecco, così mi piace. E facciamo il ritocco qui. Ora è un po' più scuro, ma una volta che si sarà asciugato, vedrete che sarà perfetto. Ok, e una volta asciutto possiamo rimetterlo nella sua posizione, al suo posto. Ecco qua, tu non ci credevi che sarebbe venuto lo stesso colore, pensavi che avevo sbagliato e veniva più scuro, invece no, eccolo qua. Colore quasi identico, qui è anche più scuro, un colore intermedio rispetto ai vari colori dello schienale, per cui va benissimo così. È pronto e possiamo rimetterlo su. Ecco qua, ci resta solo di riposizionare lo schienale. E come tutti sanno, con le buone maniere si ottiene tutto e riusciamo anche a rimettere al loro posto tutti i pezzi. E finito di rimontare questo schienale, ora posso incollare la traversa che tiene tutto nella sua posizione usando sempre la colla vinilica. E tenendo tutto assieme con dei morsetti, anche in questo caso metto dei tasselli di legno per proteggere il legno del mobile da eventuali ammaccature. E una volta fermato tutto, aspetto qualche ora e siamo a posto.
Ed anche questo lavoro è finito, questo stenale non subirà nessun altro tipo di trattamento, nessuna stuccatura, nessuna lucidatura, soltanto il trattamento antitarlo, null'altro. Per cui questo video è finito, finisce qua, è un video in cui abbiamo parlato per tutto il tempo di stenali, per cui parlo di stenali fino alla fine, perciò ragazzi mi raccomando, schiena dritta!